summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? Un sereno a tutti i panozzi di ieri e soprattutto di oggi. Eccoci ritrovati al 15° appuntamento di Paninaro, dove dedico come di consueto parte della puntata al fumetto mensile ricorrente. Oggi lo spazio è dedicato al fumetto Paninaro numero 15, pubblicato nel mese di marzo del 1987, dove in copertina vediamo sempre lui, lucido, in gran stile, con uno smoking in compagnia di quattro pannelle very good. In questo numero si trovano in omaggio due figurine dell'Albo Gallo, a cui dedicherò sicuramente un intero spazio nelle puntate future, visto che merita veramente per i bellissimi disegni che lei di fumetto ci vuole dedicare. All'interno la storia si intitola Mettetevi nei miei panini. Troviamo un simpaticissimo test che mette alla prova il puro stile del Cucco. Non manca l'ormai collaudato e interessante spazio Panino Market e l'angolo della Panino Posta. Un servizio interessante all'interno del fumetto di questo mese è dedicato alle novità della Best Company, alla quale sicuramente riserverò in futuro una puntata di tutto rispetto. Infine, come di consueto, viene dedicata la rubrica con tanto di foto ai paninari di una città d'Italia presa campione. In questo mese vediamo sotto i riflettori la bellissima Como, con i locali frequentati ed i negozi più giusti. Infine viene descritta la tipica giornata del paninaro lariano. Oggi voglio parlarvi di tutte le calzature che erano apprezzate oltre alle insostituibili Timberland. Partiamo dai modelli prettamente estivi ed intramontabili, quelli tutt'oggi in produzione in molte più varianti rispetto agli anni 80, conosciute in tutto il mondo ed apprezzate dalle generazioni odierne, come sempre calzate senza conoscerne il mito. Parliamo delle Converse All Star, apprezzate nei colori pastello e non troppo pasticciate, e le Vans rigorosamente nel modello Era, sia mono che bicolore, purtroppo anche loro prodotte nei paesi orientali e non più in America. Sempre intramontabili e comodissime sono le Nike Tennis Classic, nel mitico modello Wimbledon, bellissime, arrivate in Italia nei primissimi anni 80, in pelle bianca con il baffo rigorosamente azzurro puffo, purtroppo prodotte anch'esse in Cina. Molti di voi li avranno cancellati dai propri ricordi, ma io sono qui per questo, per ricordarvi anche le elegantissime American Penny, i bellissimi mocassini primaverili di colore amaranto che si portavano con la monetina incastrata nella parte anteriore e sotto un elegante spolverino della Stone Island. Ma nella stagione più fredda, cosa c'era oltre alle Timberland per i più galli? Pochi le hanno apprezzate e pochi le ricorderanno, ma c'erano anche loro, le mitiche Sisley, comparse nelle vetrine delle nostre città verso la seconda metà degli anni 80, massicce ed imponenti, con la canoa impressa a fuoco che concorreva all'alberello della Timberland, modello che è stato riprodotto da altri brand come Parabot e tuttora in produzione, quindi si trovano ancora nei negozi oppure online a prezzi che abbondano i 300 euro. Ed infine arrivano anche gli stivali, da Super Gallo, fuori produzione da ormai 25 anni, gli storici Durango nella caratteristica pelle amaranto, apprezzati per la maggiore nel modello a punta mozza con suola chiara, ma non dimentichiamo anche gli eleganti Boots con la punta classica e suola più sottile di colore nero. Però, prima di Durango, i paninari portavano un altro genere di stivale, più grezzo e grossolano, erano i mitici Fry, massiccia calzatura davvero cowboy in pelle di color marrone. Infine, anche questi stivali pochi li ricorderanno, erano prodotti dal Charro, tipici per la suola bianca, sottile a vela, alti al polpaccio e molto comodi, indicati per la maggiore nella stagione autunnale. El Charro, marchio noto per le cinture e fibbie in stile country, produceva anche stivali texani, che non seppero concorrere con i Durango, rimasti a parer mio più nel cuore dei paninari. Siamo anche oggi giunti al termine di questo 15° appuntamento. Vi rinnovo l'invito a seguirmi su Facebook, alla mia pagina Paninaro, dove ogni giorno potrete curiosare post dedicati alle news del mondo paninaro. Un cordiale e sereno saluto, Bircide.